una Harley Benton, una Jet, una Eco, 3 Stratocaster low cost che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Sigla. Buongiorno amici e benvenuti, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi vi ho portato 3 low cost, prezzi interessantissimi e le mettiamo a confronto. Prima di iniziare questa bella avventura, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, pollice alto e la campanellina, non dimenticatevela. Bene, adesso iniziamo a parlare di queste 3 bellissime chitarre e io inizierei proprio dalla Harley Benton, una Stratocaster fantastica, giusto peso, configurazione Stratocaster, quindi 3 single coil questa chitarra. Qui vi metto il link per andare a vedere il video che avevo fatto su questa chitarra e ha 3 single della Roswell. Annico 5, un bel suono, classico strat, molto bello, mi piace molto. Il manico ce l'ha in acero canadese tostato, così la sua tastiera. Tasti, che dire, messi giù molto bene, complimenti alla Harley Benton. E selettore a 5 posizioni, 2 toni e un volume. Questo è un classico di questa chitarra. Esce di listino a un prezzo dalle 149 euro alle 169 euro, dipende poi i colori dell'hardware, cambia un pochino la differenza di prezzo, ma diciamo che è una media dei 159 euro questa chitarra su Thomann. Vi metto chiaramente in descrizione il sito per andarla a vedere. Eccoci invece a parlare della mitica Eco S300 Relic, chitarra veramente molto leggera, un po' per il suo body che è in frascino di palude. Bella la relicatura sulla chitarra, fatta molto bene, avanti e dietro. La chitarra, io gli ho cambiato il battipenna, questo però è una fesseria. Anche qua vi metto il link per andare a vedere lo specifico di questa chitarra. La tastiera di questa chitarra, quella che comprai io ai tempi, parlo di 4 anni fa, parliamo circa, sì, 4 anni fa. La tastiera è in palissandro, le meccaniche sono vintage. E anche qui siamo a una cifra dei 189 euro. Io la pagai qualcosa in più, ho visto che adesso in offerta è a 189 e anche di questa vi metto il link per andare a vederla in online, shop online, strumentimusicali.net. Configurazione uguale all'Harley Benton, quindi volume tono tono, 5 posizioni in selettore e ripeto i 3 single coil. Ed ora parliamo di una new entry nelle categorie praticamente low cost ed è questa Jet Guitars. Questa la trovate da Firebird, strumenti musicali, da Andrea, che molti di voi che mi seguono sanno già da molto tempo che io collaboro spesso, anzi io collaboro solo con Firebird strumenti musicali, mi trovo bene, il titolare Andrea è una persona fantastica e riusciamo a trovare sempre qualcosa di carino da portarvi sul canale. Questa volta c'è questa bellissima chitarra, ripeto, la Jet Guitars, con un manico in acero tostato, così come la tastiera, tasti anche questa chitarra messi giù molto bene. Quello che mi è piaciuto molto di questa chitarra è il capotasto. È in osso, a differenza delle altre due che è in grafite, materiale molto buono anche quello. Ma il capotasto in osso dà quel tocco in più.
Il prezzo è sempre 189 euro. A differenza delle altre due chitarre, questa vi viene spedita con il setup eseguito da Andrea, gratuito, quindi lui controlla praticamente che le corde non frigano, quindi la action, le intonazioni, tutto quello che concerne un setup completo della chitarra, e ve la spedisce. Le altre due no. Da Thomann si sa, si vede la sua chitarra sul listino, la si acquista e ve la manda a casa. Poi, se c'è da fargli un setup, dovete portarla dal vostro liutaio. Qui invece diciamo che c'è quel gradino in più che Andrea dà, quindi è abbastanza importante questa cosa. La chitarra costa 189 euro e anche di questa vi metto il link per andarla a vedere. Ma adesso andiamo a sentire i suoni di queste tre Strato. Farò un suono solo ed esclusivamente clean, proprio per farvi sentire i pickup come suonano. Amici, abbiamo sentito i suoni clean di queste tre low cost che, a parer mio, più un'altra, ma alla fine di tutto si equivalgono. Ora abbiamo tre low cost, quindi da Harley Benton 159 euro più o meno, alle due tra la Jet e la Echo, che siamo a 189 euro entrambi, siamo ad un livello veramente molto alto come qualità dello strumento. Quindi qualità prezzo ci sta dentro tutto, e soprattutto per chi ha voglia di iniziare ad approcciarsi su una chitarra e non spendere grossi soldi, o vuole una chitarra a muletto da portarsi dietro in studio oppure proprio in live, che vuole fare qualche concertino e avere questo suo muletto di scorta,
sono le chitarre perfette e ideali, ma sono chitarre perfette e ideali anche se qualcuno le vuole acquistare spendendo poco, ha una buona base di inizio e vuole fargli un po' di upgrade, cambiargli magari le meccaniche o migliorare i pickup, o tutte e tre o solo uno dei tre. Quindi abbiamo veramente tre low cost che a me hanno soddisfatto tantissimo, quindi direi complimenti alla Harley Benton, altrettanto i complimenti alla Jet Guitars e alla Eco. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto e attendo i vostri commenti, quale di queste tre chitarre vi è piaciuta di più. Noi ci vediamo giovedì prossimo per un'altra grande novità. Vi aspetto. Lunga vita al blues amici e buon pomeriggio.